15 maggio. Ha Siamo in perfettamente videoconferenza. ragione, povero amore mio, però lo deve fare. Ma in tutto ciò Gerbera secondo voi l'hanno soppresso e Comunque, gli hanno detto costa siamo loro che può. indisponibili. Tempo di reazione proprio. Buonasera, serata per sole donne. Mi ci voleva un paio d'ore, raga. Andiamo a cena. Anche perché poi domani c'è comunque la scuola. Questa sera sfoggio la mia borsetta. Guardate quanto è carina, bellissima. Mo, se mi chiedete dove l'hai presa, ok, sono sempre molto carina e delicata. Allora, andiamo praticamente al ristorante a mangiare il pesce, quindi vado prima sotto casa di Ilaria e poi aspettiamo Lorena che stacca alle 7:30 e poi Sabri che si sta ancora a truccare alle 7:35. Molto bene, ci vediamo dopo ragazzuole. Ah, ovviamente questa borsetta non contiene un cavolo, non c'entrava né il cellulare. Aspettate, c'è qualcuno che conosco. Dunque dicevo, non c'entra né il cellulare né tantomeno sto casermone di macchinetta fotografica. Vado. Arrivata da Ilaria, sono uscita con più medicine che trucchi praticamente. Diamo un messaggino, zitta Madonna. Ila, io sto sotto casa tua, amorino. Mandamoglielo pure in privato. Cicci, sto qua sotto. Tac, ascoltato. Ok, ottimo direi. Perché ha mandato il messaggio e non ha squillato? Sì. Eh? Di che? Di che? È arrivato Alessio. Mo' Alessio dirà, ma tu stai fuori? Aspettate. Ah, vedi. C'ho rossetto rosso dentro. Madonna. Madonna mia, quanto l'ho cercato sto rossetto. Il Vibrant. Sentite l'odore? No, vabbè, voi dovete comprare o andare a un negozio Mesauda soltanto per sniffare i rossetti. Troppo buoni. Dico. E dai, muovete. Sta scende. Dove stai? Te vedo. Ho finito adesso, da stamattina. Mamma mia. C'era traffico, per colletto c'è stato un traffico dappertutto, no? Meglio così. Ma guarda che sta scende. Ah, non me l'ha detto. Ragazzi, ho raccattato una delle amiche. Ora aspettiamo Lorena. No, aspettiamo Sabrina, che avevamo appuntamento qua in questo punto. Ma siccome lei ha deciso di uscire 20 minuti dopo l'appuntamento da casa, abbiamo deciso che ce ne freghiamo e la molliamo e ce ne stiamo andando al ristorante. Se lei arriva bene, altrimenti peggio per lei. Altrimenti iniziamo a fare aperitivo senza di lei. Non penso se si arriva. Ma Sabrina, tu... what's up, Sabrina? Ma tu chi è? Sera. Che ridi? Ma io devo, ma dove cazzo vai? Con la maglietta di Spider, di su. E pure il berrettino. Su. Almeno una cosa, vabbè. Cioè, troppo. Due cose è troppo. Dai, anche perché non mi devo distrarre che con i trampoli prendo una buca. Aspetta. C'ha delle scarpe molto belle, molto fashion style, bellissime. Sta veramente molto molto bene questa sera la mia amica. Grazie. Dai, Sabri. Ogni tanto, sai com'è. Regge mie chiavi. Cioè, io sono uscita. Sono uscita con una... Con una borsetta micro e non mi c'entra veramente manco. Poi c'ho pensato pure il ciclo. Siamo sincronizzati pure lì. È vero, pure deve. Vediamo un po' se è Sabri. No, guarda no, che no. Bel sole, guarda come siamo belle col sole dietro. Abbassati. Ferma, perché io ci posso fare una foto, faccio un fermo immagine. Davvero? Eh certo. Allora mi fermo. Male educato buttare immondizia qui.
Quindi possiamo buttarci chi un... esser tu? Cosa esser tu? E quello mi sa che sarà fumato gli stessi funghi te. Però da come è scritto, cioè sembra che devi buttare l'immondizia qui. Maleducato, buttare, buttare immondizia qui, no, non buttare. Madonna, che puzza di merda. Scusa, ma ha svoltato. Io sto facendo. Gli abbiamo tenuto il parcheggio a sedu. Prego, signora, prego. Parcheggiati l'abusivo, signora. Parcheggio proprio avanti, più dritta. Grazie, signora, grazie, grazie, grazie. Scusa, anche tanta la mancia da serata. Testa, risotto a crema di scampi. Croce, come? No, no, non è nostra. Allora, testa, risotto a crema di scampi. Mm-hmm. Croce, o gnocchetto, quello al tartufo. Buono, io quello. Se no potremmo fare pure in vino. Io mi mangio il mio, non mi rompere i coglioni. Ma che... Testa! Che era? Risotto a crema di scampi. Voglio proprio vedere se te prendi quello. Non lo so, non lo so. Io varo. No. Come sei bella! Sì. La dottoressa è qui. Io so, non sono così. Ma guarda che è lei che si è messa in tiro, guarda lei, io. Ma domanda a fa. Cioè, rossetto rosso, c'è solo, tacco. C'è solo il tacco in più rispetto al solito, eh. C'è molto sgargiante. Lei è bianco su bianco. Io sono slavata, sono uscita mo dal lavoro proprio. I tacchi, io li adoro queste scarpe. Cioè, ci starei tutta la vita su queste scarpe. Perché poi sono comodissime. La voglio vedere tra un paio d'ore. Oh! Vabbè, ma adesso dobbiamo camminare, quindi è sta qui. Facile. Ma ti no. Piace vincere facile? Bonci, bonci, po, po, po. C'è anche no. Triangolo? Ma da quant'è che c'è sto ristorante? Da una vita. Tipo sta sempre qua. Però ha cambiato. Ha cambiato. C'ha pure il po', cioè, c'ha pure il po'. Cioè, capito? Abbiamo vinto la serata. Ma per questo lo sei messo. Aspetta, la banca, aspetta. Cos'è che serve? Sopra la panca la gerbera canta. E dopo sto bicchiere. Oddio, speriamo. Se fanno il camerino. Io mi auguro di no. Ma io pure, guarda. Ma io neanche me. Vai. È strano i fatti. È strano. Meno male che ti sono. Sì, sono sì. Cin, cin. Salut. Salut. Hoppa. Hoppa. Quella a Monaco fa. Lo fanno sì. Pure in Grecia. Io a Monaco lo sento. Oh, ma che sei in Grecia? Non so se stavo a bere con il Vetrix. Stappo. Stappa, 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 stappa. Stappa un crudino, stappa, stappa. Dai! Ti basta cosa ti faccio fare? Cotto crudo o solo cotto? No, cotto. Va benissimo. Io mi credo. Grazie. Perfetto. Ragazzi, qui, a parte, guarda, sembra tipo quando il vampiro si trasforma, che viene tipo qua, guarda. Mamma mia, ragazzi. Salve, sono Silvia dopo il lifting e dopo il pompaggio. Come so? A te non sei normale. Mi guardi, come starei? Va bene. Le labbra, lo sai? Mi chiamo io, mi richiami tu. Non sembri nemmeno tu. Quando sei che mi sembri? Donatella Rettore. Incasinato, quindi forse va capito. Cioè, questa io non è venuta a cena con noi. Cioè, io non lo so. Anche no, attacca. E quindi no, questo è un gran cielo. E quindi ho detto no, mercoledì sera no, c'ho la D'Urso. Allora ho detto, ma mando un direct alla D'Urso. Però non mi risponderà mai. Io chiedo Barbarella, abbi pazienza, tu usci con le mie amiche. Mi dici a che ora più o meno non dal servizio. In modo che io c'è la Furio? Ragazzi, cioè io ragazze, io devo andare a casa. Vabbè, cioè c'è il mio me, la ragazza può finire pure qua, cioè nemmeno. Non è secondo Lorena, puoi dire qualcosa per favore? Dai, io cioè io vi posso dire, io più di dar comprensione a Lillo, più di dire che c'ha bisogno di un psicoterapeuta. Ragazzi, proprio di dire, ecco, come ricomincio, aspetta. Non è dietro il suo compleanno. Ho trovato il regalo. Oggi è 22, è vero. Oddio. E no, quindi? Però io vi dico una cosa, io dico una cosa, le amiche si scelgono, cioè voi mi avete scelto. Sì, sì. È grave sta cosa. Ma quanti erano signori? Ma se stanno riformulando il tuo piatto? L'abbiamo scelta noi, ci sta dando la colpa di questa cosa. Senti, che fai a manovra nel frattempo? Ariane.
ce l'ho qui. Ma non parlate, scusa. Vino. Butta giù, butta giù. Cioè, lo gnocco in gola, sì? Mi è rimasto qui proprio. Poi tipo colloso, no? Vuoi che ti faccia la manovra? Tu sei capace, vero? Ragazzi, qui sta desiderando. Mi fio beve sempre al contrario, moto, devo dire. Aspetta, Ilaria, sì, Ilaria, come si chiama? Lorena? Mo se viene il cameriere trova sdraiata sul tavolo. Ma queste dove hanno fatto il cibo fuori stasera? Madonna, che pure noi abbiamo bevuto. Abbiamo bevuto? Non vogliamo qui. Stasera pari dei ring. Camicia bianca. Pensa ai braccia. Samira. Guarda, Samira. Oddio! Mamma mia, Lorena! Qual è il mio? Basta, Lorena. Però c'ho il signore. Tu dici di non aver bevuto. Ma tu come ti sei accorta di tante cose questa sera? Non ti sei accorta di questo? Cioè? Tu sei scolato tutto? Finita. Tu sei scolato. Ma chi? Tu pure? Io e te. Tu non hai bevuto? Io e te. Io e te. Vabbè, io e te. C'è una barra a re. Di piatto pieno. Mamma mia. Dei gnocchi. Mi sto preso un... Ah, ecco, vedi. Però io l'aria non si vede molto. No, ma se non devi prendere tipo... Lì dopo. Le braccia qua. Dammela uno. Ci puoi portare i tre piedi? Ma come mai che gli altri youtuber hanno tutti i cameraman? Io non ce l'ho, sta cosa va bene. Qualcuno si vuole offrire per farmi da cameraman sempre. Io metto qua. Ogni quanto vale le contrazioni. Questa, guardate l'occhio. Lo gnocchetto. Cioè tipo, siete mai arrivati a quel punto che voi fate così con la testa? E tipo lo sguardo arriva dopo un quarto d'ora. No, io ogni tanto sento come ecco se il cervello mi si muovesse dentro il cranio, vi capita mai? Sì. Tipo che se fate così sentite tipo il cervello fare bom bom bom. Che succede tutte le mattine quando ti vedo a scuola? Come si occupa? Il cupaggine e la solarità. Il cupaggine, mezzo sorridente, e la solarità. Come vedo come io? Vedi? Vedi, no, ci sta. Come lo vedi questi film? È anche Marco. Abbastanza stabile. Dobbiamo capire la marca. No, di che Xiaomi. Xiaomi. Ah, quella nuova. Aperto al centro Xiaomi. Commerciale da me. Così però con Xiaomi. Xiaomi. No, sto pronunciando Xiaomi. Giusto, due i. È una. Allora il Xiaomi Gerberà, capisci? Allora io non volevo. No, sto ancora in Italia, ancora non c'è il commercio. Allora, commercio no? Come pubblicizziamo solo? Dovete andare tutti in Cina, mie care ragazze. Si va in Cina e chiedete di questo Xiaomi. Come lo sciame dell'api, ve lo ricordate? Lo sciame, come lo ricordate? Noi gli vogliamo bene anche per questo, capito? Purtroppo o a noi o a qualcun altro. Facciamo una foto. Allora, facciamo una foto, ragazzi, vediamo. 4 maggio ho fatto l'ordine, 22 arrivato. Ah, quindi online l'hai preso? Su AliExpress. Scusa, perché adesso? Basta, ho finito, che devo fare? Che volete fare? Un selfie? Cioè, tu adesso che cosa l'hai visto? Posso vedere il selfie che fatto? Lorena. Vabbè, ma serve il Bluetooth, ha detto. Lori. Scusa, riprendi il selfie che ho fatto. Lei ha fatto il selfie. A me serve un cameraman. Ce l'abbiamo un cameraman? Scusa, e d'altronde tu devi capire che o capitava a noi o capitava a qualcun altro. Quindi noi essendo persone per bene, noi tre, infatti vedi l'unica aliena bionda. Però dobbiamo dire anche una cosa importante, che io sono così anche, cioè, Non c'è bisogno di dirlo. Io sono così al nature. Ma guarda, non c'era bisogno di specificarsi. Io sono così al nature, dovete dire, sappiamo. No, veramente, se no dice veramente tu sei così d'embriaca. No, io sono così sempre. Certo. Cioè, quello che ho detto, dobbiamo trovare uno psicoterapeuta, cioè mica ci sono tipo. Ma lei che pensa veramente che noi scherziamo? No,
Lo sai che su a Tor Vergata c'è la stanza dello sfogo? Ci andiamo, spacchiamo tutto. C'è tipo... la stanza dell'ira, dove spacchi tutto con una mazza le cose di Coccio. È il pacchetto molto stressata. Che ma ti danno ci stai anche... prendendo in giro? No, ti danno anche grandi elettrodomestici da distruggere. Ma ci andiamo, no, vi prego, andiamoci. Perché no, vi spiego, io sono andata con i piatti di Coccio, l'ho spaccato tutti. Se queste cose le sappiamo solo adesso, noi cioè, voglio capire. Io queste cose. Quindi che stanno a fare? Sto utilizzando il mio, visto che tu ci hai cagato. A parte si dice pisciato. Io voglio di cagato, perché mandava di cagato. Stanno mangiando, non si può dire vabbè, questo. Fai niente, non c'è una che volgarità. Che volgarità. Pulsantino. Un youtuber che dice ci devono prestare. Aspetta, non io ci siamo! Ma che scusa? Andiamo, Jimmy, fai il selfie. Per favore, fai il selfie. Ma scusa! Fallo però! Sto facendo la pipì! Scusate, ecco come dovete essere in camera, Paolo! Oddio! Aspetta, fallo! Scusate, non ce la faccio! Ma si è impazzata una mano! Scusate, non ce la faccio! Ho tutta una mano! La trasmissione finisce qui! Parla l'inglese! Parla italiano o l'inglese, ci dice! Ma mi pare normale che le mie amiche parlano con mio marito a croce? Sì, quella grossa. Sì, però noi volevamo capire, dunque. Volevamo capire, Lillo. Questo è allora, come è quello ci stiamo qui. Allora, è vero che ci stiamo conoscendo, oddio. Ok? È vero che le cose si scoprono piano piano. Oddio. Però tu lì, cioè, ci dovevi far capire. Ci dovevi far capire che avevi bisogno di aiuto. Che? E quindi noi saremmo venuti diretti da te. Perché ci ha fatto fare tutto sto giro? Che vediamo conosci. Anche in vacanza con te, cioè, perché lì? Cosa? Bravo, però quello che perfetto. Allora, diciamo che è stato sentito. Dove sono fatti discorsi separati? Infatti, sono traumatizzata l'adolescenza. Ho capito, Lillo, però è arrivata prima a casa tua. Cioè, capisci quello che voglio dire? Cioè, questi anni li ha trascorsi con te. Cioè, adesso è arrivata a noi, quindi Gesù Cristo pure se sta di gratis, io vi ringrazio da quassù che ve la siete presa, perché cioè, con tutte le opere che io cercavo l'abbiamo di adottata. Ma sono così tremenda. Anche tu adotta una mister Medina. No. Fai un'opera di bene. No, niente. No, adesso abbiamo scoperto pure che se uno gli racconta una cosa triste, non le ride. Cioè, ma dipende. Lillo, dipende. È così, tu sei tutta strana. Vabbè, ma lui lo sa, c'ho 20 anni che stiamo insieme, amore mio, ciao tadino mio. Ciao, cioè, tu capisci? Ciao. Hai visto lui, ciao. Oddio. Questo è number one. Secondo me quando scivano è facile, ma ci vengono più qua. Amore mio bello, sembri Leonida. Ma poi sembri Leonida, sai? Che c'è? Dilla tatina tua. Tu capisci? Eh? Non capisco. Non si sente niente. Non si ma vaffanculo, te ci svegli te sotto al cipresso. Magari domani ti svegli freddo. Non posso venire a letto con te, amore, perché c'ho le mie cose. Che l'ho detto tanta voce. Vai dirci. Io esco dalla porta di servizio. L'ho detta tanta voce. Ma io faccio parli di te. Cantagli una canzone.
Vai, è tutto tuo. Un elefante. Ma la domanda è lui che si preoccupa? No, no, siamo noi che siamo preoccupati per lui. Ah. Sono loro che l'hanno chiamato, capito? Capito? Perché noi in realtà siamo diventate sue amiche, perché eravamo preoccupati per il marito. Ah. Vedevamo questo povero uomo così grosso, ma allo stesso tempo indifeso, che si chiudeva in se stesso, lo vedevi la mattina a scuola che dondolava sulla panchina. Buonasera ragazzi, qui è Giovanni Mucciaccia. Fatto? Ragazze, io penso che stavo dicendo qui a Francesco, il nostro cameriere. Ma quale cameriere che gestisce il ristorante? È suo? Ah, ecco perché. Allora, però secondo me lui era contento che abbiamo rallegrato la serata a sto ragazzo. Grazie a cazzo, eravamo l'unici. Mamma mia, abbiamo messo un po' d'allegria a sto negozio. O metteranno un cartello con la nostra foto e la smetti, detto sì, con scritto io qui non posso entrare, ma che li mortacci se mi attacchi i bacilli del cazzo. Comunque dite tutti insieme neocatanumentale, sì. L'ho detto benissimo. Neo, me lo insegnate come si dice, mettiamo alla luce, dai. Sta luce non c'è. Qua, neocatamentale. Neocatecumenale. Neocatanumentale. Dai, fallo, tu fai il labiale, io lo dico, vai. Brava. Neocatecumenale. No, però non te devi far vedere da telecamera, vai. Aspetta, vai. Vai. Neocatecumenale. Mi sto pisciando sotto. Va bene ragazze, ciao, chiudiamo il vlog. Alla luce, alla luce, alla luce, alla luce. Dove siete? Vi diamo una buonanotte, ci vediamo al prossimo video. È morto al tre. Oh, zitte, zitte. Vicettino. Sembra mio nipote quando piange. È morto comunque. Va bene. Cioè, io comunque la prossima volta per i dita di sci, cioè conto fino a 10. 40 di febbre. Okay, ma c'è la febbre. Ok. Dai. Leo. Cata. Me. Oh. Oddio, non ci scommesso. Che? Ma c'hanno 15 anni per uno. Neo, no, buona... Vabbè, regali, buona notte, buona notte, buona notte.